Buongiorno ragazzi, questa è l'alba dalla mia finestra. Adesso facciamo un giretto giù e vediamo. Questo è il sesto giorno on the road. Cinebasto funziona alla grande. C'erano 10 gradi alle 5. Adesso sono le 7. Bella. Ok, il viaggio riprende, direzione Valencia. Entro a Valencia, adesso sono uscito per andare a una spiaggia che c'è sotto qua. Un botto di coda, costruzioni, palazzi, grattacieli, quella cosa lì cos'è? La torretta di controllo, non so cosa sia. E traffico dappertutto ragazzi. Oppure, vabbè, adesso magari la gente va a lavorare, sono quasi le 9. Un po' di chilometri anche oggi. E niente, adesso andiamo giù in spiaggia, vediamo un po' se si può parcheggiare. Mi riposo un pochettino. E niente, boh. State connessi. C'è anche un giocoliere in mezzo alla strada, ragazzi. Ma è pazzesco, che posto. Qui siamo a Valencia, spiaggia gigantesca, grossissima, bella. Ci va una spazzolatina col metal, dai. I parcheggi sono blu, però non vedo la macchinetta per pagare, ma non c'è nessuno. C'è proprio tutto desolato. Allora ragazzi, sono 7 giorni che sono in viaggio e è bello sì, no? Specialmente non andando a lavorare, quindi è chiaro che è sempre bello non lavorare, ma comunque questa pausa l'ho voluta, l'ho cercata, l'ho fatta e niente, adesso sono appunto ormai 7 giorni. L'unica difficoltà è quando entri nelle metropoli che le attraversi, o perché vuoi fare strada normale o perché ci capiti. Alla fine è veramente è come entrare a Milano, una cosa assurda. Poi non so neanche appunto se si poteva passare in alcuni punti, anche perché di camper veramente non ne ho visti dentro nelle città, ecco. Che anche solo a passare, dico, non ho proprio visto nessun tipo di camperozzo. Adesso qui ho trovato un parcheggio qui in questa playa qua e c'è un camperino. Sì, ero andato dalla parte opposta, però ho detto, ho visto che c'è un camperino là, mettiamoci là. Adesso vediamo se passare anche la notte qui, oppure spostarmi oppure fare una tirata domani, nel senso passare appunto la notte tranquilla qui, rilassarmi un po' su questa spiaggia qui e poi farmi 200-300 km domani e arrivare a Alicante, insomma. Adesso ormai la prossima tappa è Alicante. E niente, dai. Spero che i video che metto vi piacciono, anche se magari paesaggi o cose strane non ne faccio vedere, perché più che altro preferisco la spiaggia, magari qualche alba, qualche tramonto, ma comunque prettamente spiaggia, anche se fa freschino, perché andare in montagna, andare sui posti così non non mi piace, non lo so, preferisco una settimana in spiaggia che un giorno in montagna, ecco. E quindi niente, dai, bella lì, se vi è piaciuta, e ci troviamo al Banana Beach. Sì, è solo le 11, mangiano già adesso, tutti dietro a mangiare. Andiamo un po' al Banana Beach da vicino. Dura, ma ce l'abbiamo fatta. Porca miseria, se non si sa parlare bene la lingua, ragazzi, però ci si capisce, dai. Alla fine questa tesserina qui, la targhetta è da 10 euro, sono 25 giga, e si può mettere direttamente nel telefono italiano senza problemi. Adesso vediamo se proprio se senza problemi. E boh, bella lì, dai. Costruzioni assurde. Bella, ragazzi, poi su alcuni commenti mi vengono a dire ma l'acqua della pasta inquina perché c'è dentro l'amido. Quello lì non inquina. Fumo lì invece, quanto amido devo buttare nella terra per far sì che copra l'inquinamento che fa questo qua? Questa roba qua, questa fumera qua. Siamo i bravi, ragazzi, dai, che mi sta agarrato fuoco qualcosa. Siamo sulla strada per andare ad Alicante, ci avviciniamo ad Alicante perché ho avuto una notizia molto bella. Ci incontriamo con delle persone che mi stanno a cuore e sono contento di... Diciamo che non sono contento di incontrarli per strada, avrei preferito incontrarli dove stanno di solito, ma va bene così. Diciamo che mi stanno venendo incontro, ecco, quindi non ho detto nulla, non so chi siano, però mi hanno contattato. Ok, bella lì. Comunque il fumo si intensifica. Mi sa che qua è andata a fuoco la fabbrica, qualcosa in fabbrica qua. Che cazzo è successo? Sì. Speriamo in bene. Siamo ad Alicante. Gasolio 1,38 € al litro. Ho messo 38 litri e qua costa poco. Guardate che muro di nuvole che c'è. Dal paesaggio. Avete presente quando vedete una cosa pazzesca? Guardalo qua, stanno ancora dormendo i ragazzi. Casa su 4 ruote. Facciamo un giro, dai, vediamo. Ho trovato, è bello. Posto, dai, andiamo a vedere se si svegliano.